Ciao dolcezze, bentrovati sul canale, benvenuti se è la prima volta che capitate da queste parti. Questo sarà un video un po' inusuale perché non tratteremo di make-up, ma parleremo di libri. L'idea di questo video ci è venuta a me e a Paola del canale Mamma in Make-up, mentre chiacchieravamo e abbiamo scoperto appunto di avere questa passione in comune. Anche Paola infatti ha un canale beauty in cui parla di make-up, fa tutorial, soprattutto fa tantissime recensioni interessanti, perciò vi consiglio di andare a sbirciare sul suo canale, tra l'altro è anche un'adorabile mamma. Vi lascio il link del suo video nell'info box e ovviamente il link qua sopra da qualche parte al suo canale. Iniziamo subito a parlare di libri. Il primo libro che vi voglio segnalare è questo qui, La Celestina di Fernando o Ferdinando de Rojas. È ovviamente un libro spagnolo, un'opera scritta nel 1500, ma che si legge davvero in maniera super scorrevole, sembra modernissima. È un'opera a cavallo tra teatro e romanzo. Infatti, la prima cosa che si nota leggendo questo libro è la flagrante sproporzione tra l'esiguità della trama e le parole che vengono dette. C'è insomma una sovrabbondanza verbale, questo libro è tutto un incessante dialogare. La trama parte tutto da questa donna, la Celestina per l'appunto, che ne sa una più del diavolo e regge i fili di mille esistenze consumate dalla passione. Primo tra tutti, Calisto, che è la parodia del cavaliere cortese che si rivolge alla Celestina per conquistare la bella Melibea. Si legge in maniera molto scorrevole, io ve lo consiglio caldamente, per me è stata una sorpresa che proprio non mi aspettavo. Sono circa 200-300 pagine, ma è talmente moderno che vi appassionerà, tra l'altro è anche molto molto divertente. L'unica cosa che mi ha lasciato davvero un po' sconvolta, tra virgolette, qua c'è un piccolo spoiler, è il fatto che appunto un'opera così buffa, così comica, abbia un finale tragico. Un altro libro che vi consiglio è sempre un'opera spagnola del 1500, sto parlando del Lazzarillo de Tormé, che è davvero un'opera seminale per quanto riguarda la diffusione della figura del Picaro, ossia un soggetto molto astuto, disposto a qualsiasi cosa pur di campare, pur di vivere la giornata, pur di avere il suo tozzo di pane, che diviene quindi il protagonista di peripezie di ogni tipo. Il nostro Lazzarillo è infatti il prototipo di questa figura del Picaro. Ha un'infanzia molto movimentata, andrà via dalla casa della madre prestissimo, è sempre alla ricerca del tozzo di pane quotidiano, ma non è neanche una di quelle figure un po' vittime che cercano di muovere a compassione, tutt'altro, anche se devo dire è una figura che invece scatena una forte empatia in chi legge. Per quanto riguarda il libro in sé, potremmo dire che si tratta di una sorta di Bildungsroman, cioè di romanzo di formazione alla rovescia. Durante le sue peripezie, infatti, Lazzarillo non apprenderà né virtù né valori, non cercherà di conquistare la donna dei suoi sogni, non andrà alla ricerca di se stesso. La sua è una politica tutta votata alla convenienza e ai beni materiali. Ovviamente questa è un'opera che va contestualizzata nel momento storico in cui venne scritta, ossia la Spagna del 1500, la Spagna di Carlo V, che già mostrava evidenti segni di deterioramento morale, sia morale ma anche politico. Comunque questa è un'opera che si legge con molta facilità, forse un po' troppo, devo dire che dal punto di vista formale è un pochino semplicistico, però fa ridere, è impostata abbastanza bene ed essendo appunto così seminale, perché poi la figura del Picaro la incontriamo anche nella cinematografia, anche italiana, io questo libro ve lo consiglio, tanto è una lettura che si fa davvero in poco tempo, sono circa 100 pagine, in mezz'ora ve la siete cavata e vi sarete divertiti abbastanza. Un altro libro che vi voglio far vedere è questo qui, in questo volume sono stati inseriti alcune tra le opere di Sandro Penna. Sono state inserite poesie, prose e diari, quindi abbiamo buona parte della sua produzione poetica e anche alcuni racconti. Io devo dire che in questo periodo sono pienissima di libri su Sandro Penna perché ci sto facendo la tesi, però comunque lui è sempre stato uno dei miei poeti preferiti in assoluto, anche per questo poi ho deciso di farci la tesi. Mi è sempre piaciuto perché è un poeta pieno di grazia nel suo modo di scrivere, ma è anche stato sempre un poeta un po' controcorrente nella sua vita così come nelle sue opere. Per quanto riguarda il punto di vista formale, siamo di fronte a una poesia
poesia di tipo alessandrino, tant'è vero che la poesia di penna è stata paragonata un po' alla poesia di stampo greco-romano. È una poesia totalmente decontestualizzata, totalmente astorica, quindi voi potete prendere una poesia qualsiasi di questa raccolta e andarla a leggere anche se non conoscete il background storico che vi è dietro. Questa è anche una delle grandi differenze che si possono cogliere tra la poesia appunto di penna e quella degli altri poeti della sua generazione, che avevano molto a cuore l'impegno civile, l'impegno storico, l'impegno sociale, perché appunto quello era il periodo della guerra e quindi si sentiva l'esigenza di fare questo tipo di discorso. Il perno della sua poesia è la figura del fanciullo, che ritroviamo un po' in tutte le salse. E oltre al fanciullo c'è solo l'io poetico, quindi una poesia molto intima. Se vi piace questo genere di poesia senza troppi barocchismi, io vi consiglio di leggere Penna, e questo volume edito da Mondadori è davvero davvero fatto bene, è della collezione dei Meridiani. Sicuramente ci sarà di altri autori, dedicata ad altri autori. Vi leggo un attimo una poesia, tanto sono quasi degli squarci le poesie di penna, così se a qualcuno piace magari può andare ad approfondire, anche se devo dire nel web non si trova molto, perché è ancora un poeta un po' sottovalutato e non molto studiato. È una poesia senza titolo. Un fanciullo correva dietro un treno. La vita, mi gridava, è senza freno. Salutavo ridendo, con la mano e calmo trasalivo, indi lontano. Ok, non badate alla mia lettura, però appunto se questo genere di poesia vi piace, vi ripeto, andatevi a leggere Penna, ve lo consiglio caldamente. L'ultimo libro, sì, vi consiglio solo 4 libri perché a me piace tanto leggere, ma non mi piace leggere tantissimi libri, tantissime cose, questa è una cosa che facevo quando ero più piccola. Adesso quando leggo è perché c'è qualcosa che mi piace. Un altro libro riguarda l'armocromia, perché come sapete, almeno come sa chi mi segue da più tempo, ho da poco aperto un gruppo Facebook dedicato appunto all'armocromia, che si chiama Armocromia Me Makeup. Vi lascio il link sotto e invito tutti voi a iscrivervi, a passare, a farvi un giro, perché parliamo appunto di trucco, parliamo di armocromia, faccio anche l'analisi, quindi se siete curiosi di sapere a quale stagione appartenete, io vi aspetto. Questo periodo, proprio in virtù del fatto che mi sarei trovata poi ad aprire questo gruppo, ho approfondito molto l'argomento e ho letto anche questo libro, che in realtà avevo già letto circa un paio d'anni fa, quando ho iniziato ad approfondire il discorso sull'armocromia, però volevo rileggerlo, perché volevo rileggerlo alla luce delle conoscenze e dell'esperienza che ho adesso. Il libro è di Bernice Kenter e si intitola Color Me a Season. Questo è uno dei libri cardine dell'armocromia, è un libro che è stato scritto nel 78, quindi siamo negli anni 80, ma è ancora molto attuale. Infatti contiene tanti spunti interessanti, soprattutto per quanto riguarda le peculiarità, le caratteristiche di ogni stagione, e secondo me è un libro che chi si vuole approcciare a questa materia dovrebbe leggere per avere un po' le idee più chiare. È un libro trattatistico, nel senso che il suo intento è proprio quello di aiutare le donne, ma non solo le donne, perché c'è tutto un capitolo dedicato anche agli uomini, dato che l'armocromia riguarda tutti. Vuole aiutare comunque le donne più che altro a trovare i colori giusti per sé, sia nel make-up, sia nell'abbigliamento, sia nel colore dei capelli. Io l'ho letto su il Kindle, l'app quella per il computer di Amazon, lo trovate quindi su Amazon, però è in inglese, come tanti altri libri che riguardano l'armocromia. Questi erano i libri che vi consiglio e che io ho letto in questo periodo che mi sono piaciuti. Spero di non avervi annoiato troppo. Ovviamente vi invito a passare dal canale di Paola, anche perché secondo me lei avrà inserito qualche romanzo un po' più romantico, qualche storia d'amore, quindi se siete appassionati di quel genere di letture vi invito ancora di più a passare dal suo canale. Fatemi sapere se questa idea vi piace, se ogni tanto vi va che si parli un po' di qualcosa di diverso, per esempio di libri, di fare magari un wrap up mensile. Io vi ringrazio per aver visto il video, vi aspetto nel prossimo. Un bacio, ciao!